È un trionfo per gli atleti kenioti alla 49esima scalata al Castello che ha animato il cuore della città con runner di prestigio internazionale. Nella gara maschile a tagliare per primo il traguardo è stato Isaac Tu Kipkemboi, record per il corridore della Runner Together che ha corso i 10 km in 27 minuti e 40. Secondo gradino del podio, prima dell'altro keniota Castor Mogeni, per l'italiano Johannes Chiappinelli del Centro Sportivo Carabinieri. Queste le sue parole rilasciate all'arrivo al microfono di Luigi Alberti. Aspettavo un tempo intorno ai 28-10 perché mi ero allenato veramente bene in questo periodo. Sono andato in altura a fare un mese e mezzo di altura e dove ho costruito veramente bene, e oggi ho raccolto un po' i frutti del lavoro fatto. A partire dalle Olimpiadi dello scorso anno, la mentalità di tutti gli atleti italiani è cambiata. Abbiamo fatto tutti un salto in avanti, sono contento per tutto il movimento italiano. E agli europei purtroppo non ho partecipato perché ho avuto un po' di problemi durante il percorso. Adesso continuerò facendo qualche gara su strada, tra cui gli italiani di 10.000 su strada fra una settimana, dove spero di fare bene. Record battuti anche nella gara internazionale femminile con la keniota Lucy Muli, che conferma il risultato dello scorso anno vincendo e migliorando il tempo, 15 minuti e 10 secondi per l'atleta del gruppo sportivo Lammari. Podio che si completa con altre due runner africane, Kepjetik e Gitonga. Quarto posto per l'italiana Rebecca Lonedo delle Fiamme Oro di Padova. Sono molto contenta del tempo che ho fatto oggi, sapevo di essere in forma, no, ma non pensavo di andare così forte, però sono contenta perché abbiamo corso bene, nonostante abbia quasi corso sempre da sola perché le africane erano davvero forti. Sì, diciamo che è un percorso abbastanza muscolare, ma nonostante questi falso piano, curve, è anche abbastanza veloce.